Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Singapore, in uno dei luoghi più eccezionali e caratteristici della città. Quello che vedete alle mie spalle è il famosissimo skyline di Singapore, di fronte a me abbiamo un'area shopping incredibile che per forma architettonica in un certo senso ricorda un po' l'aeroporto di Shanghai, è enorme, abbiamo qui un'area shopping veramente che si estende su diversi livelli ed in lunghezza forse arriva a fare un chilometro, magari anche di più. Sono appena stato a fare un giro all'interno, tutto è bellissimo, luccicante, e del resto è tutta così tutta la città. Singapore, al contrario delle altre metropoli asiatiche, non ha questa differenza tra il super lusso e bello e la gente buttata lì che vive nella spazzatura sporca, che cerca di arrivare, entrare, come abbiamo visto anche a Giacarta. A Giacarta queste aree sono delimitate, c'è la ronda di polizia, c'è il filo spinato. Qui no, perché qui la parte quella più schifosa nella realtà non esiste, è tutto bellissimo. Oggi ho fatto un giro veramente interessante, la città mi ha stupito per il fatto che riesce ad unire con un pandan eccezionale la natura, lo spettacolo di giardini botanici bellissimi, curati con una perfezione incredibile, e un'architettonica veramente armoniosa. Questa è una città veramente stupenda, vi mostro un po' anche il centro commerciale, prendo in mano la macchina fotografica che mi accompagna in questi viaggi. E qui abbiamo questo centro shopping che vi dicevo, qui è l'ingresso e si estende per il lungo e non finisce più. Qui abbiamo questo bellissimo laghetto, di fronte abbiamo anche il campo di calcio, sono passato di là, stavano giocando una partita, il posto è veramente ammirevole, qui si soffermano decine di turisti ad ammirare la zona, è il posto incantevole, simbolo di questa città, e domani vi farò vedere anche alcuni angoli molto caratteristici. Oggi ho scattato giusto qualche foto, non ho avuto modo di soffermarmi perché volevo fare un giro di ricognizione molto veloce. Ok ragazzi, continuate a seguirmi e se volete conoscere Singapore seguite le mie informazioni, e anche per quello che riguarda le altre località caratteristiche dei posti asiatici. Ciao a tutti e alla prossima!